Ben ritrovati a Di giorno in giorno del lunedì. Il lunedì, come sappiamo, è dedicato allo sport. Dopo aver conosciuto l'attività, la stagione della Stilz Motocross, ora andiamo a conoscere l'attività di un'altra storica realtà della città di Arezzo, come l'Arezzo Karate 1979, che proprio ieri ha vinto il suo 30° titolo italiano della sua storia. Siamo con il presidente, fondatore, maestro Alessandro Balestrini, a cui, insomma, maestro, siamo a 30 titoli italiani in tutte le categorie, dai bambini fino all'ultimo dei master. È un bel palmarès per la società. Sì, ci riempie di soddisfazione questo titolo che ieri ha conquistato nei master Roberto Paglicci, un atleta chiaramente esperto, anche perché i master rappresentano una classe di età che va dai 35 anni in su, suddividendosi per fasce di età 35-40, 40-45, 50-55, 55-60 addirittura. E Roberto appartiene alla classe Master C, quindi da 45 a 50, e l'anno scorso aveva conquistato un buon bronzo e ci auspicavamo un ulteriore passo in avanti, che fra l'altro ha rischiato di essere pregiudicato da una febbre alta che lui ha avuto nei giorni proprio immediatamente precedenti la gara, quindi è stato in forse addirittura se partire fino all'ultimo momento. Poi è andata bene, è partito ed è anche arrivato, diciamo così, all'obiettivo, che era appunto la conquista di una medaglia più preziosa di quella dell'anno scorso. L'oro sancisce, insomma, un'affermazione di tutto rispetto, e quindi questo ci riempie di piacere e di orgoglio. Questo tiene alto in Italia il nome dell'Arezzo Karate 1979, che ormai da anni è consolidato fra le realtà di maggior spessore del panorama italiano. Ovviamente, come tutte le società, a fasi alterne, sono annate migliori, annate certo, peggiori, però è fatto sta che passano gli anni, ma l'Arezzo Karate c'è. Certo. 1979, come abbiamo voluto inserire la data di fondazione dell'associazione proprio a significare il percorso compiuto in tutti questi anni. Sono molti decenni che ci hanno visto protagonisti a vari livelli, diciamo, e quindi sì, siamo sempre sul pezzo. Fra questi livelli stanno scorrendo ora le immagini, erano scorse, sì. Lei Balestrini per molti anni è stato anche tecnico della nazionale italiana, sì, raggiungendo grandi risultati sia negli europei che nei mondiali. Sì, per 8 anni, 4 anni nella giovanile, e poi nei 4 anni successivi fui promosso alla nazionale maggiore, quindi insomma ottenendo anche con i miei compagni di viaggio, diciamo così, risultati straordinari come 3 titoli europei nella classifica per nazioni ed uno di vice campione del mondo. C'è un pelo di amarezza in un fatto che nel 2020 il karate diventerà sport olimpico, sì, mentre Balestrini, sì, è stato 8 anni in nazionale, sì, ma queste Olimpiadi non l'ha viste. Sì, purtroppo, diciamo così, è andata così, ma fa parte del gioco, diciamo. Sono stato, ho ricoperto quel ruolo in questi anni, poi purtroppo problemi di carattere familiare mi hanno impedito di continuare, ma questo fa parte del gioco. Sono comunque felice e orgoglioso che il karate finalmente, dopo una quarantina di anni che se ne sentiva parlare, farà parte del circuito olimpico. Facciamo un passo indietro, torniamo ai campionati italiani master. Abbiamo parlato dell'oro, della vittoria di Paglicci. Qui vediamo l'immagine, l'atleta con scritto il no sulla mano è, sì, Marco Mencattini, che ieri, sì, ha partecipato a quella stessa gara, sì, e ha vinto, ecco qui, sì, un'altra gara con Marco Mencattini medagliato, e ha vinto il bronzo. Sì, Marco oltre ad essere un tecnico della società è un coach, diciamo così, dei nostri atleti, è anche stato lui stesso ed è un atleta che ha fatto tanto per la nostra società. E qui ha conquistato il bronzo, ma non è nuovo
risultati di spicco. Negli anni scorsi, nel 2012 per esempio, arrivò secondo, quindi vice campione d'Italia, ad un campionato italiano per rappresentative regionali, ha partecipato con buoni risultati, piazzandosi molte volte anche a gare internazionali di livello. Insomma, è una pietra miliare della nostra associazione sportiva, al quale va la nostra riconoscenza. Ecco, pagliicce mencattini, passateci il termine, ma sono i vecchi della società. I master sono i vecchi, fra virgolette, comunque vedi, sempre attivi, sempre operativi. Ma è una società che inizia a lavorare fin da bambini, perché avete anche un florido settore giovanile. Certamente, certamente. La pratica del karate si rivolge a tutte le fasce di età, copre tutte le fasce di età, sia in campo maschile che femminile. E per i bambini è una pratica sportiva, diciamo, orientata allo sviluppo delle capacità motorie di base, e diventa poi specialistica soltanto in secondo tempo, quando i bambini diventano esordienti, cioè i 12-13 anni. E quindi da lì in poi comincia, la strada eventualmente dell'agonismo e delle competizioni. Ecco, c'è un gruppo di esordienti dell'Arezzo Karate 1979 che proprio in questa stagione si è affacciato all'agonismo, sta disputando i suoi primi campionati importanti. Certo, il processo di crescita degli atleti in generale, dei giovanissimi atleti, è un processo di crescita che comporta tempi di maturazione lunghi e passa attraverso appunto l'acquisizione di esperienze che forgiano e che costruiscono le capacità di ognuno, di ogni atleta, diciamo così. Quindi quando ci si affaccia alle competizioni si comincia questo lungo percorso che ci auguriamo possa durare poi fino ad arrivare chissà magari ai master, come è successo per Roberto e per Marco. Fra l'altro, per lei Balestrini anche un po' di emozioni in questa stagione, perché anche la figlia Sara che si è affacciata all'agonismo. Sì. Beh, perciò, comincia. Solo tecnico, ma babbo anche. Comincia a muoversi anche lei nell'ambito sportivo agonistico del karate. E per adesso pratica il karate, ma non solo, anche la ginnastica, che è la disciplina sportiva che segue in parallelo, diciamo così. Però piano piano, senza pretese, diciamo così, di affermazioni che dal punto di vista genitoriale potrebbero anche essere richieste, ecco, senza questo tipo di pretese, che faccia la sua strada come gli altri. Abbiamo già detto alcuni nomi dello staff tecnico, abbiamo citato Mencattini, poi c'è lei, poi c'è Michele Luttini, però una delle pietre miliari dell'Arezzo Karate, possiamo definirla così, è Enrico Pelo, che sta contribuendo ai successi non solo dell'Arezzo Karate, ma anche della regione toscana. Certamente, sì, Enrico Pelo è, prima di tutto, quel 1979 caratterizza anche lui, perché Enrico Pelo è, oltre ad essere un tecnico, un atleta prima, un tecnico poi, un amico di una vita, diciamo così, perché sono praticamente quasi 40 anni che ci conosciamo, rappresenta appunto un punto forte di riferimento nella società e ha diretto le squadre regionali fino a quest'anno, ottenendo fra l'altro risultati eccezionali, perché la Toscana dopo 16 anni ha raggiunto il primo posto nella classifica nazionale al campionato italiano appunto per rappresentative regionali. E quindi, insomma, sì, Enrico, Michele Luttini, un altro tecnico di spessore e di qualità che mi fa piacere ricordare, come ha già fatto lei, e Marco Mencattini, che recita il doppio ruolo per adesso del tecnico e dell'atleta, diciamo così. Questa è stata per l'Arezzo Karate una stagione un po' di cambiamento, no? Perché siete partiti a settembre cambiando la palestra, cambiando questa denominazione sociale, con un pizzico d'orgoglio avete inserito il 1979. Ecco, ora dove vi allenate e dove avete trovato casa? In via Vittorio Veneto, nella galleria Sacchi, e è lì che abbiamo ritrovato la nostra origine, perché siamo partiti da lì. Noi, prima di praticare per tutti questi anni, per quasi 30 anni, presso la Royal Gym di via Petrarca, che adesso non esiste più, eravamo proprio lì dove siamo tornati adesso. Quindi, insomma, diciamo così, si è chiuso un cerchio, un ritorno all'origine, è stato, che comunque ci ha fatto molto piacere, ci troviamo molto bene e stiamo crescendo i nostri atleti con entusiasmo.
È una palestra comunque sia polifunzionale, cioè non c'è solo il karate. Non c'è solo il karate, c'è anche l'attività di muscolazione, c'è anche l'aerobica e quindi diciamo così ci rivolgiamo un po' alla clientela in generale, non soltanto a quella specialistica del karate. Parlando di bambini, che cosa il karate può offrire a un bambino rispetto a un altro sport o gli dà di importante nel suo percorso di crescita? È un'attività formativa sia dal punto di vista psicologico, diciamo così, che fisico, e quindi non solo ci rivolgiamo ad un incremento di quelle capacità motorie che contraddistinguono la pratica di tutti gli sport, ma anche ad un inquadramento disciplinare, diciamo così, che nell'ambito del karate assume un ruolo importante. La pratica del karate ha questo tipo di interpretazione che non è soltanto di carattere fisico, ma riveste anche questi aspetti, ricopre anche questi aspetti che sono comunque secondo me importanti. Il regolamento del karate, ovvero sia il fatto che non ci sia il contatto pieno, non ci sia la volontà di eliminazione fisica dell'avversario, come in altre pur rispettabili discipline, assegna al karate un ruolo importante anche da questo punto di vista. L'aspetto del rispetto dell'avversario e della volontà di non annientamento appunto dell'avversario stesso riveste un ruolo importante, perché lo scambio che si mette in campo è uno scambio di abilità che prescinde dall'affermazione fisica totale, cioè dal KO, appunto come dicevo prima, dall'annullamento dell'avversario, annientamento dell'avversario. Vabbè, questo è. Come dice il nome, è un'arte, arte marziale, certo, è un'arte anche. Certo, storica, certo. E allora, chiudiamo Balestrini, ieri abbiamo fatto 30 titoli italiani. Ora qual è il prossimo passo che l'Arezzo Karate deve muovere? Adesso il periodo è quello estivo, quindi tutto si tranquillizza e dopo l'estate, da settembre, cominceremo con i campionati, con le qualificazioni prima ed i campionati italiani poi per gli esordienti e per gli juniores, nelle quali categorie abbiamo buone speranze. Qualche elemento può far sperare il karate aretino. Certamente. Bene, noi non ci rimane che ringraziare Alessandro Balestrini, gli diamo appuntamento per le prossime edizioni di Giorno in Giorno per continuare a parlare di karate. Alla fine una non so quante realtà sul territorio aretino e nella provincia possono vantare un palmarès con 30 titoli italiani all'attivo. Certo. Grazie al presidente Balestrini, grazie a voi gentili telespettatori per averci seguito in questa nostra mattinata sportiva e vi diamo appuntamento a domani sempre a Di Giorno in Giorno.